Fa un po' strano che l'abbiamo ricevuto adesso. Perché è un po' troppo presto. Cioè, è passato poco tempo dall'altro che avevamo preso. E dato che ce ne sono 5. Basta così, facciamo una pausa. Ah, con Max. Sono ancora alla tua altezza. C'è da vergognarsi. Devi ancora migliorare, diventare più forte. Dovrai farlo. Vorrei poter ricambiare un giorno. Non preoccuparti, sto badando alle mie chiappe. I miei figli sono stati presi alla sezione crimine, tutti e due. I gemelli? Sì. Certo che sono cresciuti in fretta. E io non ringiovanisco di certo. Non provare a contraddirmi, so benissimo di non essere più lo stesso di un tempo. Quello che cerco di dirti è, ascolta, se mi accade qualcosa dovrei prenderti cura tu di loro. Ho notato, ti conoscono, ti daranno retta. Certo, aspetta, aspetta, capitano, non osare andartene finché non sarò più forte, ok? E invece, presto lo sarò abbastanza per prendermi cura di tutti e tre voi. Dovrei tornare ad allenarmi, questo dovrebbe essere un colpo basso per lui. Legion cane, ma fa schifo quello. Per me non fa un cacchio. Servirà per delle indagini, magari. Tipo il fiuto, no? Però in combattimento per me non fa niente. Pensare che avevo promesso a Max che sarei stato io a proteggere te e tuo fratello. Mi ricordi sempre di più, Max. Certo, non vi somigliate affatto esteticamente. Per fortuna, oserei dire. Sai com'è? Lui è un armadio a quattro ante. Ci sono dubbi se sicuramente sua figlia riusciva sempre a fare ciò che si proponeva. Lo stesso vale per te. Non ricordo nemmeno più quanto sono in debito con lui. Conoscevo tuo padre un sacco di tempo, ma penso che avrei potuto imparare ancora tanto da lui. Mi stai dimenticando di qualcuno? Ah! Raga! Raga, una mano! Magari una mano! Sì, arrivo! Alice, resisti? Devo aiutare anche Alice. Ok. Ah, col bestia lo faccio. Ok. Arrivo, Alicia. Oh, aspetta un attimo, Alicia. C'è da pulire. Ecco qua. Guarda che con cosa giro adesso. Guarda che carino che è. Guardalo lì. Come svolazza tranquillo. Posso anche magari già potenziarlo, vero? Dovrei avere abbastanza punti, 2300 punti, che in realtà non so, forse non sono anche così tanti. Però, essendo di C1, magari un qualche punticino glielo spendiamo, no? Poverino. Ha bisogno anche lui, magari, di salire un po' di livello. Ok. Gli diamo magari un pelino di difesa. Che poi non capisco a questo punto cosa serve la difesa a loro, che tanto hanno il tempo limitato. E me li attacco più che altro. Io voglio che il mio coso faccia botte. Deve picchiarli. Aumenta l'attacco del protagonista. Vai, picchia. Let's go. Ok, poi qua. Gira sparando proiettili di energia in ogni direzione. Impazzisce, va bene, vai, mi piace, vai. Andata. Compro. Poi. Si attiva quando il Legion viene evocato subito prima di un attacco nemico. Questo però non so farlo. Quello non so farlo. Catena automaticamente tutti i nemici entro l'area d'effetto. Carino. Basta. Troppi punti. Gli ho dato troppo lavoro. Ok. Ah, è lui con la mano. Anche là dove c'era l'altro coso. C'era lui con la mano. Dove c'era quel portone. Infatti c'era apri. Come azione possibile. Ho capito. Quindi adesso abbiamo l'arco. Abbiamo lui e abbiamo la spada. Spada attualmente, vabbè, credo sia il migliore che posso utilizzare. Cioè, naturalmente adesso ci faranno usare lui, che ti dicono, ah, guarda, provalo, che lo puoi usare in questa, per farti capire come funziona. Faccio, vado giù. Ah, no. Ah no. Sì, ma c'era quel portone. È là. Ah, ok. Ok, chiaro. Chiaro. Adesso me lo fanno usare.
Giù c'è qualcosa che mi sono scordato? Eh sì. Eh sì. Tu? Adesso voglio vedere come torno su però. Cos'è? Va bene. Come torno su? Amici? Oh! Ah, ok. Va bene. Cos'è? Cos'è? Intendevo Brando. Non ho capito. Intendevi Brando per cosa? Oh! Tanto picchia anche, no, sta cosa, suppongo. Cioè, se mi hanno fatto aumentare la potenza d'attacco, vuol dire che picchia. Apri. Vabbè, buongiorno, permesso. Indossa legge un possente. Eh? Con L. Così ti solleverai evitando gli ostacoli a terra. Oh mio Dio! Ho capito! Cioè... è il suo... è tipo il fendente. Come c'era il fendente per quell'altro... Ma glielo tira addosso anche? Se non gli faccio niente. Cioè come c'era il fendente per... No, no, vieni qua te. Oh. C'è da bonificare il terreno. Vieni qua, bonifica. Ma tipo posso, oltre che utilizzarlo... No. Cavalcalo. Cavalcalo, ti ho detto. Oh, oh. Non mi morire. Donna. Drinka, drinka. Ok. Ok, questo mi scioppa. Oltre che cavalcarlo, posso usarlo anche proprio per combattere? No. Posso solo andarci per svolazzare in giro. E posso raccogliere la roba? Posso raccogliere la roba però. Però non può correre sto coso. Lento come la fame. Scusa, c'è un po' di problemi nella schiena. Beh, diciamo che lo portiamo a spasso e basta. Sì, sì, posso impersonarlo. Ciao. Lo picchiamo? Che si fa? Che mi ha tirato addosso? ZL premuto, sollevo. Rilascio per lanciare oppure lancio con A. Va bene. E quindi? Ma l'ha spaccato. Ma infame! Ma cacchio, il mio oggetto! Ah, aspetta, il balzo era con B, mi pare. Aspetta, proviamo un'altra cosa. Oh, aia. Aiuto. Voglio provare a fare un'altra cosa. Dai. Dai, 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 continua. Ma perché si sganciano? Non capisco perché si sganciano dalla combo che inizio a fare. Inizio a fare una combo in cui mi avvicino a lui, inizio a picchiare, poi si sganciano e iniziano a rotolare tra di loro. Sbaglierò qualcosa? Boh? Non riesco a capire. Cos'è ancora? Come fa ad esserci la spada adesso? Chi l'ha chiamato il tizio spada? Vedi? Si sgancia. Dove va a lottare il tizio spada? È qua sopra. Non lo so, è strano. Forse dovrei farmi un mezzo ripasso del tutorial. Devo capire bene come cacchio funziona. Poi sta roba, scusa, eh. Ok, io sollevo. Ma serve qualcosa a sollevare i...
No. Credo di no. Cioè, non dovrebbe servire a niente sollevare quei pezzi, a meno che non c'è un qualcuno sotto. Forse ho capito. Allora, glielo lancio addosso, mi ci lancio addosso io e poi picchio. Ok, non devo continuare a premere il tasto. Ci sono, ci sono, ci sono. Credo che se non se ne andasse per i cacchi suoi. C'ho il Legion che va per i cacchi suoi. Detto, gli tira un cazzotto, poi se ne va, gira. Ciao. Oh, ciao. Quanta gente. Quanto bordello. No. No. Si è mangiato una chimera. Ma tra di loro si sono uccisi. Ma guardali che si ammazzano tra di loro. Si ammazzano tra di loro, raga. Chi è forte? Chi sta parlando? Akira, dov'è? Cosa, con chi ce l'ha Akira? Qualunque cosa sia, sta assorbendo le chimere. Ma con chi ce l'ha? A parte il bordello che c'è. Tipo un po' di gente c'è qua, eh. Adesso arrivo anche da te, vai tranquillo. Vada tranquillo, signora Pantera. Cosa? Ho quel carico di botte che si è presa? Oh, aspetta, c'è un legame? Ho visto che c'è un legame. Forse potevano recidergli qualcosa. Non ho ancora imparato i comandi. No, li ho imparati, però... forse non ho capito bene. Cioè, quelli base... vabbè, quelli base sono classici. Sono facili. Quelli un po' più avanzati, dico. Per fare magari delle combo di qualcosa. Quelli vorrei io. Che poi, aspetta, il robo lì per volare con il Legion. Alla fine. Ho il teletrasporto. Contrachina, ma dov'è? Dov'è Akira? Normale che non ti ricordi tasti, sono un botto. Effettivamente sì. Non è che... vabbè, i tasti sono quelli. Il problema è sono appunto le combo. Sono un sacco di combo. Ah, lui è contro Jaina? Arrivo, aspetta un attimo, eccomi. Eccoci. Dimmi, lei non è umana. Che cosa te l'ha fatto intendere? Da cosa l'hai capito? Dimmi, dimmi, dimmi. Voi pensate di essere umani? No. Cioè, sì. In teoria sì. Forse non tutti. No, c'ho... carino, però. Aspetta, voglio provare un attimo a circondarlo. Dai, Legion. You can do this. Ok. Fagli addosso. Lei non è umana per niente. Sai che c'è un attimo un tagliere al posto del braccio. Dimmi, dimmi, da cosa l'hai capito che non è umana? Akira e le sue dedizioni. Raga, voi sembra umana? Chiaramente umana. Ops. No, in mezzo no. Dai, ma anche te che è deficiente. Io non capisco.
No, io non capisco. Quando fanno sti salvataggi, ste persone, ma perché sono stupide? Per esempio, perché al posto che andare a buttare lei e lanciarti in mezzo non hai spinto Jaina? Perché non fanno così? Perché sono stupidi? Perché devono fare... Fanno dei salvataggi. Cioè, non è un autobus, ok? Non è un autobus o un camion che dici... Mi sta per investire, ok? È una persona. Come hai spostato me, spostavi lei. Oddio. Nome in codice. Beh. Col manganellino. C'ho il gladio. Ma tira fuori il gladio? Oh, no. Ce l'avevi? Oh mio Dio. Dimmi. Akira ha bisogno di aiuto immediatamente. Akira? Ah beh sì, giustamente. Ho preso un attimo. Homunculus alfa. Adesso gli è nata la vita. Probabilmente se lo scannerizzo con Iris prende... prende la vita. Cioè è sgamabile la vita. Scusa un attimo, ma se tiro fuori l'arco? Guarda come lo picchia. Scusa, che battaglia è? Oh! Guarda, mando l'arco a picchiare. Due sfrecciatine in giro. Una botta per me. In realtà io vorrei anche picchiarlo, però. E mi sembra di fare più danni. Più danni lui mi fa che io. Oh! Metà vita tolta. Ma raga, ma che boss è? Scusa un attimo, eh. Scusa un attimo, piano. Allora, vieni un attimo qua. Vai, picchia, io arrivo. E si sgancia, perché si sgancia dalla combo? Che schifo. Vedi? Mi si agganciano e fanno... Guarda cosa fanno. Dai, mena. Adesso che fa schifo. Dai giù di arco. Guarda quanto gli fa l'arco. Fa un bordello di danni. Oh cacchio, ma c'è lo schifo qua. E io giustamente posso... vabbè. Per raggio. Vai, te mena per conto tuo, io meno per conto mio. E poi tra l'altro poter tirare fuori anche i cosi. Potrei andarci col bestia. Ma che schifo è questo coso? A parte che fa schifo come boss. È una mucca, cos'è? È un boss di Bayonetta, sì, lo stile è quello comunque. Cioè sono tipo gore, quel genere. Però... Boh? Che cacchio ha fatto? Akira? È tutto chiuso. Chiuso. Tornare tutti al quartiere generale. Ma... Nefentiax. Sì, però sto boss... Me. È
finito qua. Quanti ne abbiamo lasciati? Cioè, ho fatto più roba possibile, ne ho lasciati così tanti. Pure un caso blu, ho dimenticato. Ok. Vabbè. Capitolo successivo. Hai riconsegnato tutti i rifornimenti temporanei. Ok, sì. Allora, direi che a sto punto possiamo... Sapete cosa? Arriviamo al punto in cui siamo liberi di muoverci e vedo se posso tornare indietro con i capitoli. Prima di andare la prossima volta avanti. Ma comunque, non lo so, è stato un boss particolare. Era un boss... oserei dire scarso, ma non so se perché davvero sono... ormai over livellato. Però, cioè, non era... non aveva tutti sti moveset particolari che ti mettono in difficoltà, che magari non ti lasciano attaccare, boh. Quindi, allora, lei ha detto che noi siamo qualcosa, comunque. Dato che siamo gemelli, quindi ce lo dovrei avere anch'io. È vivo, infatti è vivo perché probabilmente c'ha qualcosa. Però ha detto che siamo a rischio contaminazione. È vivo perché appunto c'ha un... come ci ha detto Jena, c'ha un qualcosa. Poi lui adesso guardalo. O che tipo siamo anche noi delle specie di chimere, che magari veniamo anche noi dall'altro mondo. Ciao Colin. Cioè, magari veniamo anche noi dall'altro mondo. E allora non so come, però abbiamo qualcosa. Noi siamo particolari perché abbiamo il legion particolare. Cosa è successo a Akira non è colpa tua. Genera era più forte di quanto chiunque si aspettasse. Nemmeno il comandante poteva prevedere una situazione simile. Akira ha fatto il suo dovere come agente dell'unità di Neuron, proteggere a qualunque costo. Ok, nel senso del dovere ha dei limiti. Se Akira è arrivato a quel punto perché voleva davvero che ti salvassi. Si poteva farlo in modo diverso, però va bene. E qualcuno pronto a proteggere in quel modo deve essere... A proposito, abbiamo ricevuto i risultati della sezione scientifica avanzata. Sembra che quella cosa enorme con cui vi siete scontrati non fosse affatto una chimera. L'ultima cosa? A parte le chimere, non hanno mai visto niente spargere dati corrotti in quel modo. Sono rimasti tutti a bocca aperta. Anche il tizio Alfa. Ah, è vero, Homunculus si chiamava. Quindi è un qualcosa che stanno praticamente testando. Homunculus Alfa. Praticamente è scomparsa 20 anni fa e ora è tornata con quella cosa che abbiamo distrutto. Nemmeno il comandante idea di cosa stia tramando. Il comandante raramente non sa qualcosa. Ma se non avessimo già abbastanza con le chimere, questa storia di genere della situazione. Akira è sorprendente forte, dico sul serio. Non penso basti a una coltellata enorme. Non era una coltellata, poi era una sciata. Cioè aveva un diametro di un tronco. Trovi l'infermiera quando te la senti. Cioè quello ti porta via lo sterno, quella roba. Non sopravvivi mai. Burenda. Sì, Burenda. Ok, devo parlare con Brenda?
Boh, parliamo adesso? Ah sì, tanto sono già pronto. Brenda? Cosa posso fare per te? Ma non lo so, mi hai detto te di venire qua. Vorrei vedere Akira. Dovremmo andarci con l'elicottero, lontano dal cortile, ci vuole un po', va bene? Ah no, allora no, aspetta. Ok, ok, aspetta. Penso che possiamo fermarci qua. Fammi vedere se ho sbloccato qualche colore per il Legion. No! Ma perché? Posso comprarli almeno? Me li fate comprare? Aspetta, cos'è manutenzione? Cos'è che devo toglierli quei cristalli, raga? Scusa un attimo. Li sto togliendo i cristalli? Con ZR c'è scritto manutenzione. Perché? Che cosa sono quei cristalli? Vedete i cristalli rosa che c'è addosso? Io li tolgo con ZR. È un po' come se li facessi una doccia. Ma cos'è che c'ha? È tipo... sono corruzione? Stai fermo, stai! Mamma mia, come lavare un gatto. Dai, è una scimmia questo coso. Sta già antipatico. Stai buono! Sembra tipo... sembra corruzione. Ok. Te pure, vai. C'ha un qualcosa di strano. È stato trapassato da un coso di metallo. Sì, no, quello non riesce a sopravvivere mai nella vita. Ma vai tranquillo. A meno che non ti prenda da un'altra parte. Tipo il piede, che ti porta via il piede, sicuro. O una mano. Che ti colpisce nel petto. Sei morto. Ma sei chiaramente morto. Ok, non posso fare niente? No. Niente colore, vabbè. Vabbè, niente. Penso che ci possiamo fermare qua.